Prima di parlare della divisione meiotica propriamente detta, andiamo ad introdurre il concetto di divisione meiotica. Prima di tutto, cosa si intende per meiosi e qual è lo scopo di questo tipo di divisione cellulare? Allora, per prima cosa, la meiosi. Che cos'è? Per meiosi si intende quel processo che a partire da una singola cellula diploide, porterà alla produzione di 4 cellule aploidi. Cosa si intende per cellula diploide? Una cellula provvista di 46 cromosomi disposti in 23 coppie. Le cellule aploidi invece hanno delle 23 coppie hanno soltanto un cromosoma, quindi sono dotate nel complesso di 23 cromosomi. In quale cellule avviene la divisione meiotica? Esclusivamente nelle cellule germinali, quindi avremo la divisione meiotica esclusivamente a livello dell'ovaio e del testicolo. Quindi nell'ovaio servirà alla produzione di ovociti, ovvero quelle che sono le cellule germinali femminili, e nel testicolo porterà alla produzione di spermatozoi, che sono le cellule germinali maschili. A cosa serve la divisione meiotica? Quindi in quali altre cellule avviene? Nessuna, esclusivamente nelle cellule germinali del testicolo e dell'ovaio. In particolare la cellula che dà inizio alla meiosi nell'ovaio prende il nome di ovogonio e nel testicolo di spermatogonio. A cosa serve la divisione meiotica? Abbiamo detto che ci porta alla formazione di cellule aploidi, ovvero con 23 cromosomi, a partire da una cellula diploide che ne ha invece 46. Cosa vuol dire questo? Qual è lo scopo della divisione meiotica? Dall'unione di un ovocita provvisto di 23 cromosomi più uno spermatozoo provvisto di 23 cromosomi avrà origine durante la fecondazione la prima cellula che costituisce tutti gli organismi umani viventi. Quindi al momento della fecondazione avremo lo zigote, la prima cellula di partenza, che quindi da 23 più 23 avrà 46 cromosomi. Mentre se non avvenisse la divisione meiotica si partirebbe da una cellula con 46, un'altra cellula con 46 e lo zigote avrebbe un numero di cromosomi che non appartiene alla specie umana, che caratteristicamente ne ha 46. Diciamo che la divisione meiotica si compone di due fasi. La prima fase, che prende il nome di prima divisione meiotica, e poi una seconda fase che prende il nome di seconda divisione meiotica, che ora andremo ad illustrare brevemente. Quindi parliamo di prima divisione meiotica. Quindi abbiamo detto che la cellula di partenza è l'ovogonio o lo spermatogonio. Immaginiamo di parlare di spermatogonio. Quindi la cellula si presenta con un nucleo, la cromatina finemente dispersa, è presente il nucleolo, ovvero l'organulo deputato alla sintesi dei ribosomi. Allora, inizia la prima divisione meiotica. Cosa succede? Nella profase, la cromatina che precedentemente si trovava in forma, diciamo, finemente dispersa, filamentosa, si addensa a formare 46 cromosomi. Quindi immaginiamo la cellula, avremo... Come noi tutti sappiamo, i 46 cromosomi sono organizzati in 23 coppie, di cui in ogni coppia c'è sempre un cromosoma di origine materna.
formato quindi da due cromatidi e un cromosoma di origine paterna, sempre formato da due cromatidi. In questo caso, per evitare di confondere le idee, ho disegnato esclusivamente una coppia, ma occorre sempre considerare che di coppie ce ne sono 23, ognuna delle quali è formata da due cromosomi. Quindi qui immaginate una, due, tre, quattro, cinque, così via, fino a 23. Allora, durante la profase cosa avviene? Si ha la scomparsa della membrana nucleare, la scomparsa del nucleolo e si formano i cromosomi con la tipica struttura a due cromatidi uniti dal centromero nella parte centrale. Durante la profase della prima divisione meiotica avviene un evento importantissimo. Importantissimo perché assicura durante questo processo il rimescolamento genico, quindi dei geni di origine paterna e dei geni di origine materna, affinché nella discendenza ci sia una variabilità dei caratteri trasmessi e quindi una maggiore adattabilità a quello che è l'ambiente circostante. Cosa succede? Succede questo, in pratica il cromosoma paterno va a legarsi fortemente, strettamente al cromosoma materno e si scambiano dei pezzi. Quindi cosa succederà? Che avremo ad esempio il cromosoma paterno formato in questo modo, ad esempio avrà avuto lo scambio di questa parte qui e questa parte qui, e lo stesso avverrà nel cromosoma materno. Quindi questo evento di accoppiamento dei due cromosomi durante la profase e di scambio di pezzi di cromatidi prende il nome di crossing over. Qual è la funzione del crossing over? Abbiamo detto quello di aumentare la variabilità genetica nella discendenza, proprio perché poiché queste porzioni del cromosoma andranno nelle cellule figlie e che quindi formeranno quelli che sono, diciamo, se dovesse avvenire la fecondazione, formeranno lo zigote, quindi potrà avere dei caratteri paterni e dei caratteri materni, si potranno combinare nello stesso organismo. Quindi abbiamo detto che, punto molto su questo dettaglio, trattandosi di quella che è la caratteristica più importante della divisione meiotica rispetto alla mitosi. Quindi dopo la profase, la fase successiva è la metafase. Nella metafase cosa succede? Abbiamo sempre la nostra cellula, queste coppie di cromosomi si dispongono, si allineano lungo l'equatore della cellula. Da cosa è determinato il movimento dei cromosomi? Ovviamente questi non si muovono di per sé, ma questo è dovuto alla formazione delle cosiddette fibre del fuso. Esistono degli organuli nella cellula che sono i centrioli, questi si dispongono ai due poli della cellula ed emanano, diciamo, delle fibre, dette fibre del fuso. Attraverso queste fibre, appunto, agganciano la parte centrale dei cromosomi, ovvero i centromeri, e ne determinano lo spostamento all'interno della cellula. In questo caso i cromosomi andranno a posizionarsi lungo l'equatore cellulare, quindi esattamente qui la prima coppia, la seconda, la terza e così via. Considerando che ho disegnato i cromosomi dello stesso colore, quindi interamente rossi o interamente blu, ma è avvenuto il crossing over, quindi in realtà dovrei disegnarli in questo modo. Abbiamo detto che la metafase, quindi passiamo alla fase successiva. La fase successiva è l'anafase. Durante l'anafase cosa succede? Che di ogni coppia di cromosomi, il cromosoma, ad esempio materno, viene tirato da questo lato
il cromosoma paterno viene tirato da questo lato, sempre dalle fibre del fuso. Ma diciamo, questo non è un discorso obbligato, nel senso che questo vale ad esempio per la coppia 1, ma nel caso ad esempio della coppia 2 potremmo avere che il cromosoma paterno vada da questo lato e quello materno viceversa. Sì, che la telofase. Quindi abbiamo questa cellula ai cui pori si sono accumulati i cromosomi, quindi abbiamo sempre il cromosoma materno, il cromosoma paterno, naturalmente questo cromosoma della coppia numero 1, questo cromosoma della coppia numero 2. E lo stesso sarà avvenuto dall'altro lato, qui sarà andato quindi della coppia numero 1 il cromosoma di origine paterno e della coppia numero 2 il cromosoma di origine materno. Quindi consideriamo come ai due lati della cellula si dispongano sempre 23 cromosomi, ma non più doppi, quindi non più in coppia ma singoli. Siamo arrivati quasi alla fine della prima divisione meiotica, quando avviene la fase della citoeresi, ovvero della divisione cellulare. Questa cellula inizia quindi a strozzarsi, si forma quindi un restringimento nella parte centrale e hanno origine infine dalla divisione di questa cellula due cellule figlie. Ogni cellula figlia quindi conterrà 23 cromosomi, numero 1, quindi, e numero 2. E lo stesso nell'altra cellula figlia. Quindi, cosa abbiamo ottenuto alla fine della prima divisione meiotica a partire dalla cellula madre diploide con 46 cromosomi totali disposti in 23 coppie? Otteniamo due cellule figlie, ognuna delle quali presenta 23 cromosomi singoli, quindi non più disposti in coppie. E siamo quindi alla fine della prima divisione meiotica. Ci iniziamo quindi la seconda divisione meiotica. Questa seconda parte è molto simile alla fase precedente, ad eccezione del crossing over che non avviene e somiglia molto alla divisione mitotica. Quindi cosa succede? Che considerando una sola cellula figlia, quindi il destino di questa cellula ad esempio, ma considerate che l'altra cellula figlia segue un percorso analogo, cosa avviene? Sempre nella profase però della seconda divisione meiotica, allora i cromosomi quindi alla fine della prima divisione meiotica, quindi dopodiché si riforma, i cromosomi si dispongono nella profase nuovamente, quindi nella cellula figlia si era formata la cromatina, si riformano nuovamente i cromosomi, quindi abbiamo il cromosoma di origine paterno e il cromosoma di origine materna e il cromosoma di origine paterno. Considerate sempre il discorso che in questi cromosomi è avvenuto il crossing over nella prima divisione. Durante la metafase, abbiamo detto, i cromosomi si dispongono lungo l'equatore della cellula e quindi avremo allineati i cromosomi nella parte centrale, ovviamente il cui movimento è determinato sempre dalle fibre del fuso che originano dai centrioli che si dispongono sempre ai due poli della cellula. Attenzione a questa fase. Durante l'anafase della seconda divisione, ciò che accade è che mentre, vi rifaccio vedere, mentre nell'anafase della prima divisione meiotica le fibre del fuso tiravano ai due poli della cellula interi cromosomi, quindi il cromosoma di origine materna e il cromosoma di origine paterno, ciò che accade nella seconda divisione meiotica al momento dell'anafase è che vengono tirati dai due lati della cellula i singoli cromatidi.
Quindi abbiamo un cromatidio da un polo, va verso un polo, e l'altro cromatidio va verso l'altro polo. Del secondo cromosoma, un cromatidio in una cellula e un cromatidio nell'altra. Quindi è importante ricordare questo. Ricordate, durante l'anafase della prima divisione meiotica vengono tirati dai due poli della cellula i singoli cromosomi di ogni coppia. Coppia numero 1, un cromosoma da un lato, un cromosoma dall'altro. Durante la seconda divisione meiotica vi sono 23 cromosomi, questi vengono suddivisi a metà, un cromatidio va da un lato, un cromatidio va dall'altro lato. Infine abbiamo sempre la telofase e la citodieresi, e quindi si produrranno la telofase sempre con lo strozzamento nella parte centrale della cellula, e infine nella fase di citodieresi, nella fase della citodieresi, due nuove cellule figlie, ognuna delle quali di ogni cromosoma conterrà quindi un singolo cromatidio. Questo della coppia numero 1, questo della coppia numero 2.